è stata una grande danzatrice nel momento della post-indipendenza e ha girato in tutto il mondo e ha rivolto al pubblico di tutto il mondo la comunicazione che vedete riguardo ai sentimenti e alle emozioni umane universali. Questa sera siamo molto onorati di averla qua con noi. Friends, I wish I had known this language, so beautiful to listen to, but I'm not able to follow it. But I feel the spirit of it, and a great honor to have Professor, who is so deeply involved in Indology and Indian culture, and he has talked so much about Rasa, I wish I had known, but maybe I'll get the translation. Daremo la traduzione a Yamini, perché è molto onorato del professor Lucali. I'm very delighted to be here in Milan. It's my first visit actually, and I heard it's a very dynamic city with love, activity in all kinds of fields, and gods have been very kind. It has made us very cool and nice. The atmosphere is wonderful. I'm molto contenta di essere a Milano, la prima volta che viene in questa città dinamica, piena di persone dinamiche. Il tempo è diventato anche un po' più fresco con questo tempo. Questo è gentile da parte di Milano. I've danced a number of places in Italy earlier. Ha danzato in molti posti già in Italia. And I got a wonderful, enthusiastic audiences, art lovers, who understood the spirit of Indian culture and dance. Ha avuto una risposta entusiastica dalle persone che l'hanno seguita perché hanno sentito la stessa sentimento, la stessa sensazione di unità. Just because ancient civilization, the world over, including those of Greeks, Romans and Indians, believed that pursuit of excellence in the field of fine arts leads to spiritual solidarity. Perché è un fatto che le altre civiltà, incluse la greca, la romana e quella indiana, pensavano, credevano che perseguire l'eccellenza nelle belle arti, nell'arte, fosse anche un modo di raggiungere spiritualmente l'unità con gli altri, la solidarietà. The arts of India, in my mind, the richest expression of our spiritual solidarity. Per Yamini la danza è proprio la forma più ricca per raggiungere questa solidarietà, questa unità. Which is common to both Italy and India. That I found no difficulty in importing Bharatanatyam to my Italian disciples. They could pick it up very well. È una cosa che hanno in comune gli italiani e gli indiani, per questo è stato facile per lei insegnare agli studenti italiani. Well, what is Bharatanatyam? Che cos'è Bharatanatyam? Bharatanatyam is a crystal-like both in the purity and the versatility of its reflective power. Bharatanatyam è come un cristallo che ha purezza, versatilità e anche riflette il proprio potere. Nurtured in the gorgeous temples of South India, especially is responsive to sublime beauty. È stata nutrita, alimentata nei templi dell'India ed è responsabile di questa bellezza sublime. The style was preserved by Devadasis, who dedicated to art form from generations. It is one of the most treasured heritage of India. Uno stile che è stato preservato dalle Devadasi, le danzatrici del tempio, di generazione in generazione, ed è il tesoro più ricco ereditato dall'India. The dance is the embodiment of creative urge in all its three aspects: Satyam, Shivam, Sundaram, the true, the good, and the pure. La danza è la manifestazione di questi tre aspetti creativi. Satyam, Shivam, Sundaram, verità, bontà e bellezza.